Buongiorno a tutti, vi ringraziamo per essere presenti a questa conferenza stampa e quello che vogliamo fare è sostanzialmente cercare nel modo più pacato possibile far presenti quali sono le ragioni per cui riteniamo che la sperimentazione con gli animali sia ancora una necessità se vogliamo che il progresso medico continui e se vogliamo soprattutto che gli ammalati trovino nuove terapie o comunque un miglioramento di quello che attualmente è disponibile. Faccio solo un paio di considerazioni per poi passare la parola ai vari campi di indagine. L'opportunità, diciamo, per questo tipo di discussione che è di nuovo esploso sta nel fatto che è uscita una direttiva europea sulla sperimentazione animale. Questa direttiva europea ha come, diciamo, finalità quello di armonizzare la sperimentazione animale in tutta l'Europa. Come sapete, sono 27 paesi e in questi paesi ci sono regole molto diverse. In alcuni casi c'è una regolamentazione molto importante, in altri casi non c'è nessuna regolamentazione. Quindi l'Europa, al fine di voler armonizzare le cose, ha voluto fare questa direttiva europea. La direttiva europea, come sapete, deve essere in qualche modo riconosciuta dagli stati membri e attualmente questo tipo di iter è in corso. Il Parlamento ha già approvato la direttiva e attualmente questa direttiva si trova in Senato dove si sta lavorando per discutere. Quali sono le caratteristiche di questa direttiva? In realtà non toccano l'Italia perché noi abbiamo una legislazione che è già molto più avanzata di quella che viene proposta dalla direttiva europea. Soltanto che in Parlamento sono stati introdotti degli elementi per in qualche modo aumentare le restrizioni sulla sperimentazione animale, per esempio la proibizione in Italia di allevare cani, gatti e scimmie per la sperimentazione animale. L'introduzione di questi elementi e anche di molte altre restrizioni sulla sperimentazione con specie animali che non siano il ratto e il topo, anche se molte delle cose si applicano anche al ratto e al topo, è in contrasto con la stessa direttiva europea, perché la direttiva europea richiede che non si facciano variazioni a meno che queste variazioni non siano già state fatte in epoca precedente, cioè prima del novembre del 2010. Quindi in qualche modo quello che ha fatto il Parlamento è contro ciò che richiede la direttiva, perché di nuovo si avrebbe un paese che è diverso da tutti gli altri, mentre lo scopo, come ho detto prima, è quello di armonizzare i regolamenti in tutta Europa, anche per creare condizioni di competitività analoghe, che è uno dei compiti, insomma, che l'Europa sta cercando di sviluppare. Allora, questa è una prima considerazione, quindi c'è la forte probabilità che, anche se viene approvata questa legge, poi attraverso ricorsi sia in qualche modo non possa venire mantenuta perché è contro lo spirito della direttiva europea. L'altra cosa su cui volevo soffermarmi è sul fatto che gli oppositori ritengono che la sperimentazione animale non abbia alcuna validità.
e cioè che non sia più necessaria in un'epoca moderna che in cui ci sono tante altre cose, e molti si affannano a sostenere che ci sono metodi alternativi. Se poi andiamo a vedere quali sono questi metodi alternativi, sono sostanzialmente rappresentati dalle culture in vitro, cioè dalle cellule che possono venire oggi coltivate, tutti i tipi di cellule possono venire coltivati in vitro. E qui c'è in qualche modo una palese contraddizione, perché se diciamo che gli animali non sono sufficientemente vicini all'uomo per essere predittivi, ancora meno lo saranno un po' di cellule coltivate in una provetta. Quindi in realtà non esistono metodi alternativi, esistono metodi complementari, e io credo che in tutti i nostri laboratori le culture in vitro sono la base di tutta la sperimentazione, però si arriva a un certo momento in cui non possiamo passare direttamente all'uomo, dobbiamo avere una tappa intermedia che è quella di vedere cosa fa una sostanza chimica su un organismo vivente, che è molto diverso da quello che può fare su delle cellule. Nelle cellule studiamo meccanismi intimi semplificando estremamente il sistema, negli animali d'esperimento studiamo invece quello che succede in un organismo vivente con tutta la sua complessità del sistema nervoso, della circolazione, del sistema immunitario, eccetera eccetera, quindi in una complessità che... E poi d'altra parte mi pare che sia ovvio a tutti che non possiamo chiedere alle cellule di esprimere l'effetto di una sostanza sulla funzione, non possiamo chiedere alle cellule se hanno fame, se hanno sete, se sono sazie, se hanno la memoria, se hanno capacità di apprendimento, se hanno l'ipertensione o qualsiasi altra cosa, insomma hanno una funzione evidentemente molto limitata. E quindi queste sono un po' le ragioni. In realtà noi stiamo molto migliorando la situazione, perché la tecnologia è quella che ci aiuta di più a risparmiare l'impiego di animali, cioè è la tecnologia il migliore alleato, che è quella che noi cerchiamo di sviluppare tutti i giorni. Faccio un esempio: quando io ho cominciato a lavorare in ricerca, ahimè molti anni fa, per studiare la serotonina che c'era nel cervello, dovevamo prendere 10 cervelli di topo per fare un dosaggio. Oggi, con i metodi nuovi che abbiamo, su un cervello facciamo 100 dosaggi, perché la tecnologia ha permesso di sviluppare le cose. E così, una volta, quando dovevamo seguire nei topi, per esempio, una malattia che si induceva nel topo, dovevamo prendere dei gruppi molto importanti, poi ucciderne dopo una settimana, dopo due, dopo tre, dopo quattro, dopo cinque, per vedere come andava, come era l'andamento. Oggi, siccome anche per i topi abbiamo la risonanza nucleare magnetica, l'ATAC, i vari tipi di endoscopie, eccetera, non abbiamo più bisogno di fare questo. Lo stesso gruppo lo seguiamo nel tempo, e in questo modo seguiamo l'evoluzione della malattia. Quindi è la tecnologia quella che ci permette di migliorare, perché contrariamente, diciamo, alle accuse che riceviamo ogni giorno, i ricercatori non è che si divertono a utilizzare gli animali, noi lo facciamo con l'idea che è l'unico modo che abbiamo a disposizione per fare qualcosa di utile per gli ammalati. Se ci fossero dei metodi migliori, certamente li utilizzeremmo. L'ultima cosa che volevo dire è che, siccome spesso veniamo accusati anche di usare gli animali perché questo rappresenta un risparmio rispetto alle tecniche alternative, beh, io volevo dire che non c'è niente di meno vero di questo, perché la principale spesa di ogni laboratorio di ricerca al di fuori dei salari è certamente rappresentata dal mantenimento degli animali, e anche qui, se potessimo farne a meno, lo faremmo certamente.
come pure le accuse di indurre sofferenza, eccetera. Se non altro, noi non possiamo indurre sofferenza negli animali d'esperimento, perché se induciamo sofferenza miniamo il valore del nostro esperimento, perché non stiamo più studiando quello che ci interessa, stiamo studiando cosa sta facendo la sofferenza sui parametri che ci interessano, quindi siamo completamente al di fuori dalle finalità della nostra sperimentazione. Oltretutto ci sono dei doveri etici, che sono quelli di non far soffrire inutilmente gli animali. Queste sono alcune considerazioni. Io vorrei dare la parola, partendo da destra, al consigliere Occhi, che ci dice qualcosa, penso, nel campo dei tumori, poi facciamo dei passaggi in modo da darvi una illustrazione e poi risponderemo alle vostre domande. Grazie Silvio, ma io sono partito innanzitutto da una domanda, no? Perché accadono queste contrapposizioni? La mia risposta che mi sono dato è che probabilmente queste posizioni sono giustificate dal fatto che ognuno di noi ha una gerarchia di valori che non sono coincidenti, quindi abbiamo una gerarchia di valori diversi e questo genera questo tipo di, se volete, conflitto che viene anche qualche volta, va al di là anche di quello che è poi il merito della questione. Io credo che, partendo da questa analisi, quello che è da parte nostra, che così di scelta o anche di lavorativi, di casualità, ci troviamo a utilizzare questo strumento di indagine, che è l'animale, e partiamo da sicuramente una necessità di una posizione di grande rispetto e di comprensione anche delle ragioni di quelli che non la pensano come noi, e però credo anche che sia necessario, di fronte a questa, come dire, anticipazione, chiedere anche l'eliminazione di pregiudizi, che sono la vera fonte poi di problematicità. E il primo pregiudizio che mi sento di chiedere, di eliminare dallo scenario, è quello dell'utilizzo della parola vivisezione, che non ha assolutamente ragione d'essere, perché praticamente è una pratica che non esiste. L'altra questione è che abbiamo ampiamente accettato, superato e assimilato il concetto che l'animale è qualcosa, è molto di più di uno strumento di laboratorio. E quindi è altrettanto importante quello delle regole, che accennava anche prima il professor Garattini, e anche detto come il nostro paese sia alla, come dire, avanguardia in questo settore. Allora mi piace richiamare un attimo e dare delle informazioni, perché sono proprio la conoscenza e l'informazione e l'elaborazione che fa cultura, che è quello che poi serve giustamente a formare un'opinione. Se rimaniamo a livello solo di informazione non approfondita, non si forma un'opinione corretta. Noi abbiamo la bellezza di tre enti regolatori che sovrintendono all'utilizzo dell'animale di laboratorio nella sperimentazione biomedica. Sono il comitato etico, che ogni struttura deve avere, che in realtà si chiama CESA, che è il comitato etico per la sperimentazione animale. Abbiamo il Ministero della Salute che sovrintende alla formazione e alle regole di questo comitato, e abbiamo l'ASL di regionale o locale, che viene a ispezionare con una regolarità una volta all'anno che gli ambienti di utilizzo di degli animali siano a norma. Il CESA cosa fa di fatto? È quello che ha l'ultima parola sul dare il permesso di utilizzare un animale in un esperimento, e verifica essenzialmente che l'esperimento sia scientificamente corretto. Cioè, una delle altre cose che si sentono alcune volte, certo, il ricercatore ha in mente la sua carriera scientifica, quindi sacrifica centinaia di animali per una sua ambizione, in realtà no, perché c'è qualcuno che controlla che l'esperimento abbia una finalità scientifica, che abbia una metodologia che sia appropriata, che abbia una congruità statistica, quindi lo stesso numero non è deciso per volontà indipendente da quello che è invece l'obiettivo finale, e che veramente l'utilizzo dell'animale sia insostituibile. Nella tipologia anglosassone, che sono molto bravi a dare delle sintesi efficaci, tutto questo si chiama la regola delle tre R. La prima è replacement, cioè l'animale non può essere sostituito da qualsiasi altra forma. La seconda è la reduction, cioè l'idea del numero minimo utilizzabile nel rispetto dell'analisi statistica. E la terza R è refinement. Ogni volta viene richiesto un miglioramento delle condizioni degli animali con cui vengono
tenuti gli animali. Voglio finire brevemente il mio intervento per dare due esempi di applicazioni nel campo specifico oncologico, dove ovviamente alternative in silico, come si usa dire, o in vitro, nelle linee cellulari sono impossibili. La prima è un grande campo di ricerca di cui anche, diciamo, ultimamente si sono avuti degli risultati estremamente importanti, che è quello della ormai chiarissima evidenza che il tumore non nasce dal nulla, ma nasce da delle interazioni tra la prima cellula che diventa tumore e il microambiente, quindi da una dinamica che si viene a instaurare tra la cellula tumorale e l'ambiente che lo circonda. E questa dinamica ovviamente non è riproducibile in alcun modo con qualsiasi anche della più sofisticata tecnologia delle linee cellulari. La seconda esempio, ma ce ne sono degli altri che spero coprirà l'amico collega Pelici che lavora nello stesso campo, il secondo esempio che mi piace di dare è la cosiddetta Mouse Tumor Clinic, che sta prendendo un estremo sviluppo negli Stati Uniti. In pratica viene anche detta, con una immagine suggestiva, la clinica dello xenopaziente. In pratica il pezzo operatorio, un piccolo frammento del pezzo operatorio, può essere impiantato in diversi animali che vengono a questo punto considerati un analogo di modello del paziente stesso, e su cui si possono fare con delle risposte straordinarie le prove dei nuovi farmaci, seguendo il topo paziente con tutte, come diceva prima il professor Garattini, le metodologie più avanzate. Abbiamo la risonanza magnetica nucleare per i topi, la PET per i topi, quindi avere un modello in clinica che in qualche maniera è, è il modo più efficace per valutare la bontà di queste nuove terapie, chiamate anche terapie personalizzate, per cui i nuovi studi clinici non sono più su grandi numeri con pazienti arruolati a caso, ma devono andare su pazienti con certe caratteristiche che rispondono al loro tumore e che quindi può essere trasferito nel topo. Quindi questi sono due esempi che credo efficaci per dire come il modello sia insostituibile. Grazie. Grazie. La parola al professor Pellicci, che è conduttore della IEO. Grazie Silvio, buongiorno a tutti. Il mio... Il mio vuole essere un contributo più tecnico, se volete più pratico. Vorrei condividere con voi come e perché utilizziamo animali all'interno della nostra attività quotidiana. Lavoro all'Istituto Europeo di Oncologia e una delle attività maggiori del nostro istituto è quello di definire nuovi approcci per la terapia dei tumori. La motivazione è ovvia, nonostante la mortalità per tumore sia calata nell'ultimo quinquennio più o meno del 10%, la mortalità assoluta per tumore è altissima, è troppo alta. I nostri pazienti hanno bisogno di nuovi farmaci per curare o rendere più tollerabile, cronica diciamo noi, la malattia cancro. Io vi racconto proprio brevissimamente qual è il processo attraverso il quale si arriva a un nuovo farmaco per la terapia dei tumori, così vediamo dove e perché utilizziamo l'animale a un certo momento. Allora, noi partiamo dallo studio dei tumori umani, questa è un'attività enorme, è di pertinenza di oggi, studiamo come è fatto il genoma, come è organizzato i tumori, eccetera, eccetera, con un obiettivo specifico, che è quello di identificare all'interno dei tumori dei bersagli che possano identificare una fragilità del tumore, e quindi cominciamo a immaginare dei farmaci che possano colpire quei bersagli. Questa è la prima fase, quella che normalmente si chiama di ricerca di base, che avviene essenzialmente nel tumore, nei campioni, nelle biopsie che vengono fatte ai pazienti, eccetera. Una volta identificato questo bersaglio inizia tutta una fase, avviene in laboratorio, in cui si cerca di identificare delle sostanze chimiche, quelle che normalmente sono chiamate le medicine, che possano colpire questo bersaglio. In genere questi sono composti chimici o di origine naturale, più delle volte di origine naturale, o di sintesi.
fino a che finisce questa fase con la cognizione che si ha un composto chimico che colpisce quel bersaglio. A quel punto iniziano tre fasi consecutive. Una è quella di testare questo composto chimico in cellule, quindi la prima volta si dà sulle cellule, poi nell'animale e poi nell'uomo. C'è una prima volta nelle cellule, una prima volta nell'animale, una prima volta nell'uomo. Lo scopo in tutte e tre le fasi è quello di definire l'efficacia e la tossicità, chiaramente. Questo è un processo, e sono arrivato alla, si chiama first in humans, cioè la prima volta nell'uomo, che è fase 1, poi c'è la fase 2, fase 3, il processo continua prima di poter definire il farmaco come un farmaco utile nella terapia dei tumori. Questo processo è un processo complesso, molto lungo, varia da progetto a progetto e dalla fortuna e dall'intelligenza autorotta, no? Però per capirci, le statistiche parlano di 12-15 anni, questa è la durata del processo. E relativamente alle tre tappe più importanti, che sono testarlo sulle cellule, testarlo sull'animale, dei numeri, il 30% dei progetti finisce quando si testa sulle cellule, muore, perché è subito evidente che la sostanza è tossica, uccide le cellule in maniera aspecifica, quello che volete, va. 30% muore là, 40% muore quando si testa per la prima volta nell'animale e il 50% muore quando si testa per la prima volta nei nostri pazienti. E c'è sempre la prima volta in cui si somministra ai pazienti. Quindi vedete, è un processo altamente inefficiente, noi lo chiamiamo, il nostro sforzo, perché la attrition rate, la perdita di progettualità durante l'itinerario è altissima. Si calcola, ma sono numeri che secondo me hanno un po', però lasciano un po' il tempo che trovano, che l'1% dei progetti giunge a fruizione. E ciascun progetto costa centinaia di milioni di euro, quindi immaginate quanta attenzione c'è a renderlo sempre più efficiente, è l'oggetto. Adesso la domanda che credo sia di pertinenza alla nostra discussione di oggi: possiamo saltare gli animali e passare dalla cellula all'uomo? Questa è di fatto la domanda di, credo, di cui stiamo parlando. Che significa rispondere alla domanda perché usiamo gli animali? Allora, intuitivamente e di fatto, quello che diceva il professor Garattini è il punto, perché per quanto noi possiamo sperimentare sulla cellula l'effetto del farmaco, la cellula non ci dice qual è l'effetto sull'organismo. E questo non per incapacità, poi ci torno su questo, ma perché la cellula non è un organismo, è come chiedere a un muratore di fare l'impianto elettrico. Esistono gerarchie di funzionamento, la cellula è un tassello, l'organismo è la somma delle cellule in tessuti, in organi, e quindi c'è un gap quasi costruito dentro, cioè non è una questione di solo di capacità. Purtroppo poi questa cosa qua l'abbiamo imparata con tristi esperienze, per citare quando l'attenzione alla necessità di testare per la prima volta su un organismo vivente, non umano, per rispetto di una gerarchia uomo-animale, che questa è discutibile, ma è un aspetto che non mi compete, voglio dire. È successo negli anni, fine anni 30 negli Stati Uniti, quando ci furono 76 persone che morirono perché un banale antibiotico fu messo sul mercato senza ovviamente sperimentazione animale, non c'era questa sensibilità, e c'era un eccipiente che era altamente tossico. Da lì è nata poi tutto quello che Marco diceva essere alla base delle regole obbligatorie per legge per non testare la prima volta in un paziente che ha già i suoi problemi e la sfortuna di essere ammalato. Ora, la domanda grossa che credo a voi faccia piacere discutere è: ok, chiaro che questo livello è un livello necessario, ma quanto è predittivo e quali problemi pone?
Allora, non è una domanda facile, non è una domanda facile perché chiaramente tutto ciò che è altamente tossico nell'animale non va nell'uomo, per cui gli studi si fanno solo, li potete analizzare in via opposta, però gli studi sottolineano un 70% di predittività, variabile da tessuto a tessuto, per esempio nella pelle è molto basso, il 30%, nel sangue è intorno al 90%, più o meno il 70%. Il bicchiere mezzo vuoto è che il 30% della tossicità che noi verifichiamo quando siamo giunti a sperimentarla per la prima volta nell'umano non era prevista dal modello animale. Ecco, questo definisce quello che è il nostro obiettivo. Se volete, gli obiettivi sono due, e cioè il 60% delle sostanze che superano le cellule sono tossiche nell'animale e il 30%, il 40% termina con l'uomo, cioè svela una tossicità addizionale. E questi sono i due numeri importanti dove noi stiamo lavorando tantissimo. Possiamo aumentare le conoscenze del modello cellulare per uccidere più farmaci a quel livello, cioè portarne meno nella fase animale, e possiamo in questa fase anche cercare di anticipare quelle tossicità che non vediamo nell'animale. Ecco, questi sono argomenti tosti, serissimi di ricerca per quello che riguarda il nostro, siamo dei professionisti, cioè io non sono un filosofo con le mie idee, ma noi dobbiamo fare farmaci per curare i pazienti. Ecco, dobbiamo riempire questi buchi, e quindi certo che sperimentiamo modelli cellulari, ma non nella logica del modello alternativo. In questo momento non c'è paradigma culturale scientifico che possa sostituire l'organismo con una cellula, sfortunatamente prontissimi a rivederlo a ogni nuova scoperta. E qui c'è tantissimo lavoro sulle cellule per cercare di limitare la progressione di farmaci inutili, e tantissimo lavoro sulle cellule, sia umane che murine, per poter anticipare quel margine di non predicibilità del modello animale. Ecco, queste un po' sono le ragioni. Grazie, professor Cornelio, che è il direttore scientifico dell'Istituto Neurologico Vespa. Bene, grazie a tutti, buongiorno, buona conferenza. Ecco, io penso che la neurologia, per quanto riguarda i suoi rapporti con la sperimentazione animali, presenti una specie di paradigma storico, dinamico e prospettico di tutto interesse, proprio anche per le sue caratteristiche particolari. Intanto la neurologia, e credo tutta la medicina, deve moltissimo agli animali, perché basta ricordare un paio di cose: non sarebbero stati fatti i premi Nobel Cahal e Golgi se quello che loro poi hanno dimostrato essere cruciale nell'organizzazione del sistema nervoso dell'uomo non fosse stato visto prima ampiamente dimostrato negli animali. La stessa vale per tutti gli studi di funzione del sistema nervoso centrale e periferico, che per molti anni ha sfruttato, da Sherrington a Danny Brown eccetera, ha sfruttato i modelli animali come modelli su cui studiare la funzione. Certo, oggi noi abbiamo superato queste necessità, perché con la dinamica delle tecnologie neurofisiologiche da una parte, di imaging dall'altra, siamo in grado di andare a fare gli stessi studi senza dover utilizzare situazioni invasive. Ma a prescindere da quello rimangono due problemi, e rimangono molti problemi a livello di neurologia. Anzitutto noi abbiamo difficoltà, perché uno può fare, non so, un esperimento nell'uomo sul fegato e poi forse gli fa una biopsia per vedere se l'epatite è passata, però il cervello umano non è normalmente aggredibile se non con strumenti diciamo periferici, per cui alcuni modelli di malattia ed alcuni modelli che possono farci verificare se certe terapie sono preliminarmente attive sono cruciali, assolutamente importanti, perché dopo si sviluppi la ricerca sull'uomo ed eventualmente l'applicazione. Noi qui abbiamo due esempi, perché gli esempi sarebbero moltissimi, due esempi che sono assolutamente certi. Un esempio è quello di quello che è successo con una terapia molto innovativa, una terapia con cellule staminali dendritiche che bloccano determinate cellule di un tumore incurabile, glioblastoma, il quale è entrato nella fase di sperimentazione clinica e ora sta terminando con un certo tipo di successo, proprio perché ha potuto passare il vaglio da una serie di modelli sperimentali murini che
che hanno consentito di vedere che effettivamente queste cellule nei confronti di un tumore indotto nel topo erano in grado di bloccare l'evoluzione di questo tumore. Dato addirittura preliminare, perché poi ci fosse anche presso AIFA la richiesta di poter fare la sperimentazione sull'uomo, questo è anche importante. La cosa poi storicamente forse più rilevante è la vicenda della sclerosi multipla. Tutti voi leggete ogni giorno che ci sono una serie di nuove terapie, una terapia attiva, eccetera. Dopo l'interferone, che è stata una ricerca tipo serendipity, quasi casuale clinica, tutte le successive terapie che attualmente sono state articolate, sono state autorizzate e sono risultate efficaci nel cambiare la storia naturale di questa malattia, vengono tutte da una sperimentazione preliminare sul modello murino di EAE, che sarebbe Experimental Allergic Encephalomyelitis, che pur non essendo perfettamente perfetta come sclerosi multipla umana, ma comunque è stata in grado di verificare l'efficacia e la dinamica dell'efficacia, con possibilità anche di studiare eventualmente contro le deduzioni su infettosaggi e altro, con questi tre farmaci: il primo il Copaxone, che è quel farmaco israeliano che è diventato uno dei farmaci base, il Mitoxantrone e il Natalizum. Questi sono i tre farmaci che oggi hanno cambiato la storia della sclerosi multipla, e lo dobbiamo proprio al fatto che questi sono passati attraverso una sperimentazione animale e poi dopo sono passati. E questa è una storia che si ripeterà anche per altre situazioni. Sarà ripetuta nell'ambito del Parkinson, proprio quasi sicuramente nell'ambito delle demenze. Per esempio, si è scoperto come la restrizione calorica, no, per lì ci sappiamo tutti, adesso ha ottenuto in modelli sperimentali di involuzione cognitiva nell'animale una attivazione di un gene che protegge contro l'involuzione animale, e quindi molto probabilmente ha aperto una strada per una ricerca sulle capacità, diciamo così, alimentari e di comportamento dell'uomo per prevenire l'evoluzione di una malattia come l'Alzheimer. D'altro canto, noi poi abbiamo ottenuto anche dei grossi fallimenti. Per esempio, qualche anno fa l'Istituto di Farmacologia fecero un raid e portarono via questi animali che erano tenuti lì, diciamo, e tra cui c'erano dei cani, ma non erano dei cani che dovevano servire alle sperimentazioni farmacologiche. Erano una colonia di cani che avevano la distrofia muscolare di Duchenne, naturalmente, quindi erano cani, i famosi Golden Retriever con la distrofia muscolare di Duchenne, che purtroppo sono l'unico modello animale vero che è vicino alla distrofia di Duchenne. Quindi eravamo pronti a tentare di fare delle linee terapeutiche in modo che fosse veramente, perché i modelli murini purtroppo non sono adeguati, perché creano delle condizioni diverse, sono condizioni molto più lievi, che non hanno la necrosi, la fibrosi e quant'altro. Quindi questo dato è stato un dato, sì, ha liberato questi cagnolini, probabilmente sono tutti morti perché è successo 10 anni fa, però di fatto ha tolto la possibilità di avere una colonia, perché dopo è costosa, impegnativa, noi non avevamo più risorse, eccetera, ed è stata una delle ragioni, anche negli Stati Uniti è successo, ed è stata una delle ragioni per la quale un certo tipo di situazione ancora oggi, dopo 20 anni della scoperta del gene della distrofia di Duchenne, non abbiamo ancora nessuno strumento di cura. L'altro punto che riguarda la neurologia, che poi si riallaccia al discorso cellule e non cellule, riguarda il fatto che il sistema nervoso si chiama sistema, cioè non è un insieme di organi e organelli, è un insieme di attività che si integrano fra di loro, la funzione è la sommatoria di una serie di attività fatta da diversi tipi di cellule. Ora, quindi, noi di molte malattie conosciamo i segni, ma non conosciamo la malattia di sistema, cioè dobbiamo capire qual è, e nell'uomo non è sempre facile andarlo a vedere. Per cui noi adesso praticamente in elenco ci sono circa 27 modelli di malattia neurologica di sistema che ci servirà a capire come le cose funzionano, anche per trovare poi la chiave per poter intervenire oppure poter avere la linea operativa farmacologica più evidente. Un esempio per tutti molto semplice è quello dell'epilessia. Studiando le cellule di alcune zone del cervello in cultura, si è visto molto francamente che queste cellule hanno disfunzioni, i famosi canali ionici, che poi servono allo scambio elettrico, per cui queste cellule hanno una disfunzione di alcuni di questi canali che regolano l'omeostasi elettrica della cellula, perché questa cellula va in tilt e dà origine ad una iperecitabilità
che però di per sé non vuol dire nulla, perché se questa iperecitabilità non si trasmette lungo determinate linee, lungo determinati sistemi all'interno del cervello, fino ad occupare per esempio le zone della coscienza o le zone del dolore o qualcun altro, non si viene a creare il fenomeno critico dell'epilessia, si crea un fenomeno locale che non ha nessun significato. Ora, tutto questo si è visto francamente che se volevamo andare a modificare solo i canali delle cellule con i vari farmaci, testandoli su quel tipo di problema, non si otteneva nessun risultato. Il risultato lo si ottiene se tu hai un modello sperimentale che accanto alla cellula alterata può far vedere l'analisi di sistema. E questo per ora. La stessa cosa vale per lo studio dell'ictus, che ha fatto vedere su modelli sperimentali la possibilità che accanto alla zona ischemica ci sia una zona di iperpermeabilità e quindi facile alle emorragie, e quindi certe terapie sono addirittura pericolose. Quindi noi, quindi, per andare a trovare nuovi farmaci per malattie conosciute e validate o farmaci per situazioni ancora non conosciute, noi non possiamo assolutamente toglierci dalla possibilità di avere dei modelli sperimentali animali, che siano modelli poi che sono trattati, curati e tenuti nella perfetta situazione etica. Questo addirittura, io penso non è stato citato, ma vorrei citarlo, che le società medico-scientifiche internazionali si sono loro stesse autorizzate a tenere, a pretendere, quando tu presenti un lavoro a una rivista importante, pretendere che tu spieghi esattamente come ti sei comportato in sperimentazione animale, punendoti con la sospensione della pubblicazione se tu non hai tenuto una regola etica. Quindi addirittura non è solo l'arma dello Stato, ma addirittura le società scientifiche che hanno, e questo io lo sottolineerei perché è un altro, correggo, un altro. Sono riviste scientifiche internazionali. Internazionali. È stata un'iniziativa della Physiological Society, International Society, che è la più antica società scientifica dell'ambito della medicina, addirittura mi pare che sia nel 1000, non mi ricordo, io ve lo posso dire. Ecco, il codice di autoregolamentazione delle società scientifiche, io lo sottolineerei perché è facile avere le leggi poi o da qui, 876. Ora, questo codice di autoregolamentazione è estremamente importante, vuol dire che la scienza non è insensibile a queste cose, anzi così. Se ne può uscire da questo problema, ma noi comunque stiamo provando, innanzitutto per esempio, noi sappiamo che molte malattie del sistema nervoso sono malattie geniche, genetiche o geniche, infatti non per niente il cervello forse è la sede del maggior numero di geni che abbiamo, credo siano 30.000 cose. Ecco, noi abbiamo dei modelli, ecco, siamo alla ricerca di modelli animali meno evoluti, perché sulle malattie geniche, particolarmente per vedere alcune alterazioni del sistema nervoso elementare che possono intervenire come fenotipo, diciamo così, dell'alterazione genica, per esempio ci sono due tipi di animali che sono curiosi, uno è un verme che si chiama Cenorhabditis elegans. L'altra è la Drosophila melanogaster. Questi sono due sistemi animali su cui alcune alterazioni geniche, particolarmente per esempio quelle che riguardano il cervelletto, che sembrano esprimersi in un certo modo, e quindi lo studio di questi animali potrebbe dare senza dubbio questo tipo di vario. L'altro punto è senza dubbio quello delle tecnologie. Noi sappiamo che oggi abbiamo diverse tecnologie. Non è solo, abbiamo in primo luogo l'imaging, cioè il nuovo imaging, che non è solo quello descrittivo ma è anche quello dinamico, legandosi alla risonanza con la PET, andando a vedere le varie cose, è in grado di dare una risoluzione a 20 micron adesso a livello dello studio del cervello di ratto con 7 Tesla, che è la macchina più normalmente utilizzata, che è veramente impressionante. Ma impressionante in che modo? Che ti permette di non sacrificare l'animale. Questo è il trucco, cioè in effetti non ho nessuna necessità di sacrificare l'animale quando posso avere queste informazioni. Lo studio per esempio dell'accumulo di beta amiloide nei modelli di Alzheimer con questa tecnologia è perfettamente misurabile. L'altra cosa sono altre tecnologie, in particolare un'evoluzione della neurofisiologia, che quei metodi elettronici di analisi dei segnali ora mi fa studiare addirittura tutte le vie, la via dopaminergica del Parkinson, la via invece categoraminergica per quanto riguarda le alterazioni, e in particolare la nanomedicina. Ora, la nanomedicina oggi con la scienza delle superparticelle
minime, meno della, del micron o ancora meno, è in grado di fornire dei supporti, perché effettivamente l'imaging è in grado di essere ancora più analitico, ancora più funzionale, e che quindi possiamo andare incontro ad un utilizzo dell'animale che potrebbe essere utilizzato come un paziente, nel senso che lui ha un problema ma non è necessario doverlo sacrificare per vedere com'è la situazione del suo problema. Quindi io direi che c'è la buona volontà di tutti e c'è, credo, una grande etica in fondo di tutti quanti, anche e soprattutto dei ricercatori. Io volevo sottolineare questo, nel vedere che questa non è un'abitudine così, la vivisezione, una specie di grossolanità di comportamento che viene un po' usata in maniera così, un po' come un randello in giro, ma che io trovo veramente che non sia rispettosa né della dignità di chi soffre, ma neanche della dignità di chi ci lavora. Ecco. Quindi io ritengo che questo discorso sia da affrontare molto bene, tenete però conto che la comunità scientifica lo sta affrontando, cioè non è insensibile, e sta lavorando in questo senso, pur dovendo fare anche conto che se ci togliamo però i margini di lavoro per poter andare incontro a delle situazioni di conoscenza e di operazione che ancora adesso per molte malattie, in particolare quelle del sistema nervoso, sono estremamente aperte, noi ci tagliamo completamente le gambe nei confronti di qualunque partecipazione civile. Grazie. Do la parola adesso al professor Fornasier, che è presidente della Società Italiana dei Veterinari che si occupano di animali di laboratorio. Buongiorno a tutti. Io volevo spendere due parole per darvi un po' il punto di vista dei veterinari che lavorano nel campo della sperimentazione animale. Come forse saprete, la normativa già dalla fine degli anni '80 obbliga qualsiasi istituzione di ricerca ad avere un veterinario che sia responsabile del benessere animale all'interno della struttura di ricerca. E in questi più di 20-25 anni da cui è entrata in vigore questa norma, si è visto un po' qual è l'evoluzione della scienza e della tutela del benessere animale all'interno della sperimentazione. Quello che succedeva 20-25 anni fa, con l'andare del tempo, è stato raffinato sempre di più sull'onda delle linee guida internazionali, incontri, seminari che hanno sempre di più puntato l'attenzione sulla tutela del benessere animale, soprattutto nel portare gli standard di cura degli animali il più vicino possibile a quelli che sono gli standard della clinica veterinaria. In questo senso la nuova direttiva che ha citato il professor Grattini rappresenta un po' il punto di arrivo, almeno per il momento, di questa nuova sensibilità. La nuova direttiva sicuramente ha dei grossi miglioramenti rispetto alla normativa precedente, che appunto datava più di 20 anni fa. In particolare ci sono alcuni aspetti come l'aspetto della valutazione costo-beneficio, rischio e beneficio, l'implementazione del sistema delle 3R che avete sentito nominare prima. La nuova normativa prende esattamente questi concetti e li porta fino al livello più basso. Uno degli esempi è la reintroduzione degli animali nell'habitat dove possibile, la creazione di comitati per il benessere animale all'interno delle strutture che si occupano fin nei minimi dettagli non solo della revisione dei protocolli, ma anche della formazione del personale, anche nel seguire passo passo le procedure nel corso della loro esecuzione. Quindi la direttiva europea, che peraltro mi preme ricordare, è il frutto di una procedura molto lunga che è passata attraverso consultazioni tra working expert groups e anche consultazioni via web. Alla fine è stata adottata con il massimo della concertazione che voi potete immaginare. Questa procedura e questa direttiva è stata adottata con la procedura di codecisione a livello europeo, che prevede un agreement tra la Commissione europea e il Parlamento europeo. Quindi io faccio fatica a immaginare una norma che sia più ampiamente condivisa di questa.
Le direttive europee, come sapete, devono essere recepite a livello nazionale e il nostro ordinamento prevede che questa, come altre direttive, vengano inserite nella cosiddetta legge comunitaria. Ad oggi questa legge comunitaria che include appunto questa direttiva è all'esame del Parlamento e durante l'esame delle varie commissioni parlamentari sono state proposte alcune modifiche, alcune innovazioni di tipo più restrittivo su cui volevo riflettere e sono quelle per le quali noi ci troviamo qui oggi a discutere. Le restrizioni che in questo momento sono in discussione al Parlamento riguardano diversi aspetti. Io mi concentrerò su quelli che hanno a che vedere con la tutela del benessere animale, almeno dal punto di vista veterinario. Le restrizioni più importanti riguardano sostanzialmente il divieto dell'allevamento di cani, gatti e primati non umani sul territorio nazionale, il divieto di eseguire esperimenti senza l'uso di anestesia e il divieto di utilizzare animali a qualsiasi titolo per la formazione. Ora, questi tre divieti apparentemente hanno uno scopo e una finalità condivisibile, ma dal punto di vista del benessere dell'animale vanno esattamente nella direzione opposta. La proibizione di allevare questo tipo di animali sul territorio nazionale, ammesso che la sperimentazione sia ancora fattibile, sia ancora perseguibile all'interno del territorio nazionale, significherà che questi animali devono venire da allevamenti esteri. Quindi, come tutti sappiamo, il trasporto è uno degli elementi più gravi per quanto riguarda la minaccia al benessere animale. C'è tutta una normativa molto complessa che riguarda il trasporto degli animali, ma dovete sapere che, potete immaginare che il trasporto degli animali via aerea da qualsiasi posto del mondo è molto più dannoso per il benessere animale di quanto non lo sia un trasporto di un'ora, un paio d'ore o qualche ora, come potrebbe essere nel caso di un allevamento sul territorio nazionale. Quindi, se è vero che gli allevamenti sul territorio nazionale possono non piacere, di fatto per l'animale non poter essere allevati sul territorio nazionale rappresenta un danno. Non solo, ma ci pone nella condizione, come veterinari pubblici in questo caso, di non poter controllare questi allevamenti, perché se gli allevamenti sono in altri posti del mondo, la nostra capacità di intervento risulta limitata. Il secondo aspetto su cui volevo fermarmi è quello dell'anestesia. La direttiva già prevede che non si possano fare esperimenti senza anestesia a meno che non si verifichino due condizioni. La prima è che l'anestesia sia più traumatica dell'esperimento stesso e la seconda è che sia incompatibile con la finalità dell'esperimento. Queste due condizioni sono già presenti nella nostra normativa attuale e sono assolutamente logiche. Dal punto di vista del benessere dell'animale, nessuno si sognerebbe di fare una pratica anestesiologica che induca più dolore che l'esperimento stesso. Fare prevedere per legge l'anestesia sistematica in tutte le procedure significa andare oltre quello che succede anche nella clinica, non soltanto veterinaria ma anche umana. Significa che per fare un prelievo di sangue dovremo fare l'anestesia. Voi capite che non si fa neanche nelle persone, neanche negli uomini, quindi non si capisce il motivo di questa preclusione. Sull'incompatibilità, anche questo va in contrasto con il benessere dell'animale. Perché se io pratico l'anestesia e questa è incompatibile con la finalità dell'esperimento, ho fatto un esperimento inutile, quindi ho sacrificato degli animali per niente. Questo significa esattamente il contrario di quello che si vorrebbe fare, ridurre il numero degli animali da utilizzare. L'ultimo aspetto su cui volevo focalizzarmi è l'aspetto della formazione. Voi potete immaginare qual è l'impatto che può avere una mano più o meno esperta nella manipolazione, nell'osservazione di un animale. La laurea in medicina veterinaria presuppone che vengano fatte tutta una serie di tirocini proprio perché il clinico veterinario deve avere la manualità, l'abilità per poter operare sull'animale senza creare danni.
voi capite che non poter fare questo nell'ambito di un laboratorio di ricerca va assolutamente a danno del benessere animale. Una pratica eseguita in maniera maldestra è esattamente ciò che produce il peggior risultato sull'animale. Il fatto di non poter prevedere la possibilità di trainare, di addestrare il personale, cosa che peraltro è prevista dalla direttiva. La direttiva chiede espressamente dei requisiti di formazione per il personale che lavora con gli animali e prevede che questi debbano potersi formare. È ovvio a tutti che se questa possibilità viene preclusa, viene meno uno dei requisiti, il fatto di eseguire la sperimentazione con personale qualificato. Quindi questi sono un po' gli aspetti che in questo momento... In che cosa è il contrasto con il divieto di usare animali senza formazione? La direttiva prevede che chi vuole utilizzare animali deve avere un'adeguata formazione. Quindi è già inserito nella direttiva? È già inserito nella direttiva, quindi qualsiasi provvedimento restrittivo che lo vieti è in aperto contrasto con la direttiva, quindi è incompatibile. È ovvio a tutti che le due cose non possono coesistere: o uno ha la possibilità di formarsi, addestrarsi e quindi può fare bene il suo lavoro secondo quello che è previsto dalla direttiva, oppure non lo può fare e sarà automaticamente in contrasto con quello che dice la direttiva. Questi sono i tre punti su cui è stato formulato una proposta di emendamento restrittivo attualmente al Senato, dopo essere stato approvato alla Camera. E questo, devo dire, ci mette come veterinari in una condizione difficile. È difficile per noi poter tutelare il benessere dell'animale all'interno delle strutture di ricerca se non possiamo disporre di personale qualificato, se non possiamo decidere la necessità o meno dell'anestesia in funzione della pericolosità, della traumaticità dell'anestesia, della sua reale necessità o compatibilità con l'esperimento, e se dobbiamo tutelare il benessere nel trasporto di animali che vengono da chissà dove. Questa è la contraddizione che oggi ci troviamo a dover in qualche modo assimilare rispetto alle disposizioni che il Parlamento vorrebbe introdurre come maggiormente restrittive rispetto alla direttiva. Quindi questo qui è più o meno il nostro. Grazie. Allora, per concludere, prima di darvi la parola, vorrei risottolineare, contrariamente a quanto è stato riportato da molte fonti, che i ricercatori non sono contrari alla direttiva europea, siamo estremamente favorevoli. Non vogliamo gli emendamenti che sono stati inseriti alla Camera, perché sono emendamenti che rendono disarmonica la situazione europea, oltre ad avere tutte le caratteristiche negative che ci sono state illustrate. Dobbiamo ripetere che la sperimentazione animale è ancora oggi purtroppo una necessità, non ne possiamo fare a meno. Gli animali sono dei modelli, sostanzialmente, sono dei modelli dell'uomo, dei modelli imperfetti come tutti i modelli, e che d'altra parte siamo abituati a utilizzare in tante altre condizioni. Quando si deve costruire una diga, non è che si va sulla montagna e si costruisce la diga, si fanno prima dei modellini in laboratorio, prima più piccoli, poi più grandi, e poi si va alla montagna, ma non è che questi modelli abbiano risolto tutti i problemi. Altri problemi sorgeranno quando si fa l'opera finale, però intanto una serie di cose si conoscono e una serie di cose si possono evitare. Ancora voglio ricordare che per quanto riguarda gli animali di larga taglia ci sono delle leggi che obbligano a utilizzarli, per esempio nel campo della tossicità dei farmaci è richiesto che ci siano due specie animali, di cui una non roditori, quindi né ratto né topo, devono essere né coniglio, devono essere degli animali di stanza superiore, quindi cani o scimmie normalmente. Voglio anche ricordare, per chi non lo sapesse, ma forse è utile dirlo,
e cioè che senza le scimmie avremmo ancora gli ammalati di AIDS che muoiono regolarmente dopo poco tempo, perché se oggi non si muore più di AIDS perché la malattia è stata trasformata in una forma di cronicizzazione, lo dobbiamo agli esperimenti fatti nelle scimmie, perché è l'unica specie animale in cui attecchisce un virus che ha a che fare con l'HIV, che è il virus dell'AIDS. Noi oggi abbiamo tanti farmaci che possiamo utilizzare in sequenza, lo dobbiamo all'impiego delle scimmie, senza delle quali non avremmo oggi terapie che tutti prendono come se fossero qualcosa di dovuto. C'è stata una lunga storia, molti anni di lavoro, molte cose che sono cadute, ma oggi abbiamo una serie di farmaci che permettono di controllare l'AIDS, senza le scimmie non avremmo potuto farlo. Comunque, la parola a voi, se ci sono delle domande, siamo qui per rispondere. Allora, noi volevamo dei numeri, visto che si parla tanto di ricerca scientifica e spesso appunto una delle argomentazioni degli animalisti è si uccidono un sacco di roditori, un sacco di scimmie. Volevo capire invece intanto qual è il rapporto fra roditori, perché ho visto appunto che insomma, i topi vengono utilizzati nel 90% degli esperimenti, e rispetto al primo il 99% degli animali che si utilizzano sono ratti e topi. Forse è ottimista, sì, cioè, il 99,9%, insomma, cioè, sì. Quindi quanti potremmo ipotizzarne, per capire quanti primati potremmo ipotizzare? Io credo che in Italia saranno un centinaio all'anno, se si usano, insomma. Penso, parlando dei primati, questo riflette il fatto che non esiste o esiste una minima industria farmaceutica, sì. Però noi i farmaci che adoperiamo passano attraverso migliaia di scimmie in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, eccetera. Però sul territorio nazionale diciamo che abbiamo una grande... Anche perché richiedono risorse. Sono pochi perché non abbiamo l'industria farmaceutica, ma anche perché non abbiamo risorse. Per la ricerca sufficienti per poter mantenere delle scimmie. Noi non possiamo, sono pochissime. Comunque sono pochissime oggi, per dire un'esagerazione. Gli ultimi dati ufficiali pubblicati sono del 2009 e pubblicati al Ministero della Salute, e per legge devono essere pubblicati e comunicati alla Comunità Europea. Non ricordo le scimmie in questo momento, ma nel 2009 non fu utilizzato nemmeno un gatto, furono utilizzati circa 170 cani, di cui un centinaio per tossicologia e una cinquantina per studi sui dispositivi medici, la tollerabilità di dispositivi medici, credo, qualcosa del genere. Non è facilissimo capire qual è il tipo di esperimento, perché vengono pubblicati secondo delle categorie un po' ampie, si parla di valutazione di dispositivi medicali. Speculerei cardiovascolare, perché c'è la circolazione. Immagino che siano più le valvole. Cardiovascolare, non sapete che noi in Italia abbiamo un'altra cosa, che non possiamo esercitare masti chirurgici sui cadaveri. La mia equip di chirurghi, soprattutto testa e collo, che è una delicatissima, dove se non è la manualità, vanno periodicamente in Portogallo, che è uno dei pochi paesi europei dove è ancora possibile. Questo per dire che... Guarda, per darti un'idea dei numeri, io non ho la risposta di quante scimmie in quell'anno sono state usate, non mi ricordo, in Italia penso erano forse nessuna, ma non lo so. Però per esempio il professor Cornelio prima faceva riferimento a questo grande studio, che è stato veramente grande, uno studio che è iniziato negli anni 70 ed è finito all'inizio del nuovo millennio con scimmie, dove l'obiettivo era quello di capire se la restrizione calorica, quello che sta a dire, allungasse la vita anche nelle scimmie, come hanno visto anche nell'animale. Questo è uno studio storico per la durata, immaginare la durata media della scimmia elevata per i costi, e rimarrà uno studio veramente matrimonio. 30 di un gruppo. Un gruppo di... E questo è il centro che io sappia forse più grande al mondo,
questa è una sperimentazione della scimmia, non so più altro che un prolungamento della vita, non esagerato, però per dire le dimensioni, cioè quando devi testare, se sei obbligato, perché dipende poi da farmaco a farmaco, non è facile a usare la scimmia, ed è rarissimo per i farmaci, parli di 4-5. L'HIV è forse la cosa che possiamo citare come... E poi studi comportamentali, per gli studi comportamentali le scimmie sono molto importanti, perché hanno un comportamento molto più raffinato di quello che non abbiano i grandi topi, evidentemente. A fronte invece di questo, quanti sono i topi? E qui ce lo dice davvero, non me lo ricordo, stiamo parlando di qualche decina di migliaia, centinaia di migliaia. Centinaia di migliaia. Sì, stiamo parlando di centinaia di migliaia sicuramente. Comunque i dati sono pubblicati. I dati sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale, sono quindi pubblicati in Gazzetta Milano. Qualche centinaio, 200-300 mila, più o meno, topi. I cani abbiamo detto nel 1970, gatti? Nessuno, era 2009. I gatti in realtà venivano utilizzati una volta per studi soprattutto di encefalografia, per studiare, diciamo, l'andamento neurofisiologia. In neurofisiologia. Però da 10 anni. Però è tanto che non si vede più un lavoro pubblicato sui gatti. Poi questa è una domanda sicuramente da ignorante sull'argomento, volevo capire se tutti muoiono, se tutti vengono sacrificati, oppure tutti gli animali utilizzati nella sperimentazione scientifica alla fine. I topi e i ratti sì, alla fine vengono sacrificati, i cani no, di solito li possono mantenere, vengono... Allora, anche la nuova direttiva in qualche modo regolarizza questo aspetto. Perché, e prevede, reinserimento prevede il reinserimento. Ovviamente nel caso dei cani è l'adozione da parte di proprietari. Non fare delle discariche per il servizio. Per le scimmie ad esempio è prevista la reintroduzione in ambienti tipo zoo o comunque zoo safari. Per i topini, quelli sono quelli... I topini sono quelli... Sì, poi bisogna ricordare che per esempio i topi e i ratti sono da moltissime generazioni allevati nelle gabbie, per cui insomma se voi li mettete per la strada, come qualche volta hanno fatto i vestiti che vanno a liberare, sono abituati ad avere l'aria condizionata, ricambi d'aria, la temperatura costante, l'umidità costante, il cibo adatto per loro, figuriamoci se li lasciate andare per la strada, muoiono dopo pochi giorni. Ma come funziona questo percorso di adozione dei cani? Cioè si riesce a farli adottare tutti quanti? Sì, attualmente non c'è un processo codificato, dipende un po' dagli accordi che ogni istituzione prende con le ASL locali, per fare in modo comunque che rimanga la tracciabilità dell'animale per finalità legate all'anagrafe canina. C'è anche un altro aspetto che è legato a se l'animale è in condizione di essere adottato. È difficile dire qua, perché non ci sono dati ufficiali sulla percentuale di cani utilizzati in sperimentazione che sono stati adottati. Al momento non c'è un vincolo di questo tipo. E invece per parlare di costi, quanto costa un centro mantenere gli animali che servono per la sperimentazione scientifica in media? Insomma, se si riesce a stimare per far capire quanto effettivamente investa la scienza. C'è qui il dottor Grignaschi che si occupa dei nostri stabulari, che ha i numeri. No, è carino, allora, costa sono molto elevati, il mantenimento di gatti e di animali costa almeno 2 euro soltanto il mantenimento, siamo attorno all'euro 50, 2 euro al giorno, solo il mantenimento di una gabbia, all'interno della quale potrebbe fino a un massimo di 4-5. Ma questo è solo il mantenimento, quindi il cibo... Il costo, ci sono i topi che costano anche 300 euro di quelli che sono... i topi quanto costano? I topi che hanno modificazioni genetiche possono costare anche 300-400 euro. Anche di più. Anche di più. Dipende dall'unicità di quell'animale. Poi forse una cosa curiosa che posso permettermi di aggiungere è che una volta abbiamo avuto una richiesta di adozione per dei topolini a fine sperimentazione che noi avevamo assolutamente accolto, però poi l'ASL locali richiede una tale quantità di documenti a chi vuole adottare questi animali, perché una volta usciti dai nostri laboratori bisogna comunque garantire un certo benessere.
per cui chi si era proposto per adottare si è rinunciato. Non solo, ma è anche un problema di ecologia, cioè rompere un equilibrio ecologico, perché il topo lì modificato può sopravvivere all'equilibrio del mangio degli altri per sparire, magari certo, anche un bene. No, ma stiamo parlando chiaramente solo di animali. Delle forme di greco. L'ultima domanda è quanti centri e quanti allevamenti? Allora, quanti allevamenti ci sono in Italia adesso, appunto che adesso ci sarà questa... E gli allevamenti? Beh, lei lo sa meglio. Gli allevamenti di cani autorizzati in Italia, vedo che ce ne sia uno solo. Gli allevamenti di molti chiari. Questo Green Hill. Allevamenti di primati non ce ne sono, perché sono tutti questi allevamenti sono in genere in paesi più o meno tropicali dove questi animali hanno il loro habitat, sono allevamenti allo stato semibrado e quindi non ce ne sono in Italia. Non mi risulta che ci siano allevamenti di gatti per finalità sperimentali, quindi alla fine stiamo parlando di un allevamento di cani e di credo 2-3 al massimo allevamenti di roditori che fanno solo allevamento. Poi ci sono delle strutture di ricerca che fanno riprodurre gli animali al loro interno per scopi di ricerca e in questo caso hanno bisogno di un'autorizzazione come se fossero degli allevatori, ma la finalità è legata alla creazione di animali specifici. C'è poi un'importazione dall'estero attraverso dei centri di transito in Italia. Quanto si importa? Il volume? Circa. Non saprei rispondere. Comunque non sono moltissimi, perché in generale si importano delle coppie che poi dopo si riproducono. Anche perché i topi. Sempre di topi. Parlando di topi c'è un costo molto elevato legato al trasporto, alle tutele appunto del benessere durante il trasporto, e per questo si importano coppie di animali e poi vengono, la colonia viene espansa negli allevamenti in Italia. Quanti centri fanno ricerca con gli animali in Italia? Quanti sono stati? Qualche centinaio, perché comprendendo le università, gli istituti di ricerca pubblici, quelli pubblico-privati, sono qualche centinaio adesso. 200-300? Orientativamente, onestamente i dati non li so. E poi mi chiedevo, avete parlato del fatto che in passato si riusciva, cioè insomma si dovevano sacrificare molti più animali, invece con l'evoluzione delle tecnologie, insomma voi siete riusciti a ridurre questo impatto. Ora secondo me un'argomentazione molto efficace sarebbe spiegare quanto siete riusciti a ridurre l'impatto, ad esempio se mi può fare qualche esempio così giusto per posso fare l'esempio del marionetto, perché c'è stata un'epoca in cui, dovuto al fatto che facevamo degli screening, cioè studiavamo molte sostanze chimiche sui tumori, eravamo arrivati quasi a 100.000 animali, 100.000 topi all'anno, e attualmente siamo intorno ai 15, credo, forse nemmeno 12.000. Quando se ne usano 100.000? 100.000, non so, penso che sarà nel 1980. Non 100.000, ma ordine di grandezza di qualche decina di migliaia, quando il nostro istituto studiava, per esempio, la potenziale cancerogenicità di additivi di rifampicina, un grande farmaco antitubercolosi, aveva dei coloranti e il quesito era se fossero cancerogeni, l'unico approccio era quello, quindi si usavano tanti animali, topi e ratti. Finita quest'era, perché ci sono nuove metodologie poi più semplici e più efficaci per la mutagenicità, adesso ci attestiamo anche noi su quell'ordine di grandezza normale. Sì, io vi posso dare un numero al contrario. Nel senso che noi lavoriamo molto per massimizzare i risultati che possiamo avere nelle cellule, allo scopo di riuscire a fermare a quel livello il maggior numero di progetti senza che arrivino nel top, in modo da... Ecco, a parità di spazio topi, che può aumentare, siamo passati a 3 volte tanto il numero di progetti che arrivano al primo test nell'animale. Ecco, questa è una misura del lavoro che cresce in qualità sul test delle cellule, più o meno.
Comunque credo che nella stragrande maggioranza degli istituti di ricerca in questi ultimi decenni è aumentato moltissimo l'uso delle culture in vitro, che ormai fanno parte, direi, del bagaglio di tutti i giorni, insomma, non ha... Ma sì, noi abbiamo una stabilità sostanziale che però si aggira su numeri molto minori, su circa 2000 animali, 2000 topi. Le statistiche sempre del Ministero dicono che c'è stata una riduzione del numero di animali utilizzati in Italia. I dati vengono pubblicati ogni 3 anni, quindi la statistica 2007-2009 rispetto al triennio precedente, se ricordo bene, c'era una riduzione del 20%. È il numero totale di animali utilizzati. Però bisogna sottolineare sempre con forza, non è un ripensamento, perché in rispetto delle 3 R che dicevamo, replacement, man mano che abbiamo e acquisiamo metodologie alternative, entrano nelle linee guida per cui non si fa l'esperimento. È la tecnologia che cambia molto le cose. Per esempio, io vi posso ricordare che quando non c'era la tecnologia per misurare l'insulina si misurava sui conigli guardando la caduta della glicemia. Cioè bisognava usare molti conigli, si dosava quanto cadeva la glicemia e in base a quello si calcolavano le unità, va bene? Adesso non si usa più i conigli per titolare l'insulina perché abbiamo i metodi chimici per titolare l'insulina e quindi è tutta una parte che è scomparsa. Man mano che, ripeto, dobbiamo sviluppare la tecnologia che ci aiuta a diminuire. Per adesso però non possiamo far scomparire la sperimentazione animale, però diciamo, speriamo che andando avanti le cose migliorino. Così come saremo più contenti per sparire la sperimentazione nell'uomo. Così come ci sono si stanno diffondendo anche dei sistemi diagnostici virtuali, tipo ovviamente la colonoscopia virtuale, ci sono dei sistemi virtuali per studiare determinate sostanze o farmaci in sistemi, cioè che possono in qualche modo modellizzare sistemi. Sì. Io me ne sto occupando, stavo dicendo 2 secondi fa al mio amico Marco, con una società che ha base in California, la quale ha fatto della creazione di algoritmi che prendono proprio, mettono insieme ogni tipo di dato possibile e immaginabile, proprio la sua missione anche da un punto di vista commerciale, e l'obiettivo è quello di aumentare la predicibilità della tossicità sulla base di tutte le informazioni necessarie è disponibili fino al test cellulare, perché chiaramente poi non c'è altro. E devo dire che è estremamente promettente come approccio. Di nuovo, l'obiettivo è sempre quello, è quello di selezionare contro, cioè in questa maniera riusciamo a, invece che avere una perdita di progetti del 99%, cioè ridurre del 99% le probabilità di generare un farmaco attivo nel paziente, l'ideale sarebbe arrivare al 50-60, cioè avere un'altissima probabilità di successo, quindi testarne uno di farmaci, non testarne 100. Ecco, questi algoritmi secondo me sono molto interessanti, molto promettenti. Io ci sto lavorando con questa società da ormai un anno e mezzo ed è eccitante, nel senso sembra che non sostituirà mai la prima volta nell'animale, quello è un salto concettuale di cui non abbiamo disponibilità cognitiva proprio, però possiamo ridurre il numero fortemente, questo è un obiettivo grande, sia negli interessi dell'animale che dei pazienti. Testando meno sostanze, aumentare la probabilità di successo. Questo per rispondere alla domanda che faceva forse qualcuno dei colleghi della stampa, si ricorda l'anno scorso che è presentato un lavoro per la Signature Review Clinical Oncology, che era la somma di diversi lavori, dove abbiamo presentato questo metodo di realtà virtuale, cioè un modeling in 3D che dà l'affinità di un farmaco per un recettore target.
Questo chiaramente ha eliminato tutta quella prima fase di cellule di animali e poi un po' al limite l'ultimo step di animale, ma praticamente aveva già sgrossato tutte quelle che erano i passaggi prima di arrivare a isolare una molecola efficace. Questo è un altro esempio dell'ossigeno. Voi considerate che le implicazioni sono enormi, nessuna più importante dell'altra. Se 100 progetti significano un successo, trasformato nel termine di farmaci, immaginate il prezzo in termini di sperimentazione animale, sperimentazione umana e costo, perché poi quando quel farmaco la compagnia lo mette sul mercato, ci deve rifare i soldi dei 100. E questo è un issue straordinario nei nostri tempi, perché i nuovi farmaci costano una cifra che fanno pensare che se non troviamo delle soluzioni la medicina sarà per i ricchi, sarà per i paesi che se lo possono sostenere. Sì, un farmaco, dipende, comunque centinaia di milioni. Sì, no? Centinaia di Ma ne fargli sconcento vuol dire che quello che funziona paga gli altri 99. E lo paga in termini di tutto, di sofferenza umana, sofferenza animale e denaro. Ecco, questo è il nostro challenge. Noi siamo pagati per trasformare questo processo in un processo efficiente, negli interessi dei pazienti. No, ma è giusto. Le cellule ci devono aiutare a selezionare quello che va negli animali. E gli studi negli animali, quanto più sono completi, quanto più riguardano più specie animali, eccetera, ci aiutano a selezionare quello che va nell'uomo, perché non dimentichiamoci che poi non è che vogliamo che vadano nell'uomo delle sostanze che sono tossiche anche a livello sperimentale, vorremmo andarci con le sostanze che non danno problemi. Era quello che dicevo prima, la gerarchia dei valori, se non è chiaro quello. Sì. Adesso, voi come vi opporrete a queste modificazioni che sono abbiamo messo la faccia oggi senza paura, perché è un pericolo che piglino questo elenco e dopo San Raffaele vengano. Quindi c'è un appello per dire. Noi cerchiamo di parlare al Senato, di mandare le informazioni e speriamo che le leggano, speriamo che ne tengano conto, e vogliamo informare anche voi, perché l'informazione fino adesso è stata un'informazione unilaterale, cioè perché c'è un'emotività connessa con la protezione degli animali, e perciò non, la voce della ricerca ha avuto poca strada, e purtroppo hanno molto peso coloro che le sparano grosse, cioè quando vi dicono che abbiamo metodi alternativi, non è vero, cioè non raccontano delle storie, raccontano. Queste considerazioni sono state inviate ai membri delle varie commissioni di Camera e Senato presso le quali il provvedimento è stato esaminato. Quindi la comunicazione a chi ha titolo per discutere e proporre è stata mandata da parte di delle varie organizzazioni. Ma questo è più ufficializzato, una lettera appello. Abbiamo fatto un comunicato. Un'audizione in commissione. Io ieri sono stato per esempio in Senato a parlare con un senatore che è interessato a sostenere la nostra posizione, quindi a spiegargli le ragioni per cui... Anche perché, diceva prima, questo poi alla fine danneggia gli animali e non li aiuta, perché certo, se il trasporto... Ma anche soltanto perché dove verranno trasferiti questi allevamenti? Verranno trasferiti nei paesi dell'est. Voi pensate che lì stiano meglio che qui? Qui diciamo ogni giorno hanno ispezioni, no? Infatti hanno avuto... Io penso che una grossa... questa è la mia personale opinione, contributo che la stampa potrebbe dare, è quello di uscire dalla logica dello scontro ideologico fra gli scienziati e gli animalisti. A parte che a me mi fa un po' innervosire, perché io personalmente ho 5 gatti, li adoro, l'idea di essere associato non mi piace, ma non è quello il punto è proprio seriamente, cioè, queste sono scelte che fa la società, infatti il Parlamento poi legifera.
ed è sacrosanto che la società conosca tutti i termini del problema, ed è nostro dovere come scienziati quello di spiegare le motivazioni che stanno dietro l'uso, cioè che, qual è la posta in gioco. Questo è il punto. Poi dopo la società è chiaramente sovrana, democraticamente, ma non dietro all'emotività di uno scontro ideologico, perché questo è, come tante altre, l'esempio di una contraddizione. Cioè, qual è la contraddizione quando fai una sperimentazione sull'uomo? La contraddizione è l'amore che hai per il paziente, parlo di contraddizioni umane, per il paziente la sua malattia, e la disperazione se tu gli causi un danno nel momento in cui sperimenti per la prima volta una cosa. Questa è risolvibile sul piano ideologico, è razionalizzabile sul piano della gerarchia dei valori, come diceva Marco. Se tu vuoi migliorare la vita di una persona, hai di fronte anche queste cose. Quindi noi ci piace non schierarci ideologicamente, ma fornire strumenti affinché chi legifera abbia la percezione di tutto quello che comporta poi una legge in termini di conseguenze e di altre finalità che sono altrettanto ideologicamente nobili. Anche perché bisogna dire che sono molto più vocali. Se il contrario, chi legifera dovrebbe prima di legiferare. Il problema è la confusione tra informazione, conoscenza e cultura. Non ci si rende conto che è un processo continuo e l'opinione la si forma facendo tutti i tre passaggi. Ci si ferma l'informazione. Comunque io ho un gruppo di ricerca che lavora con gli animali e ha messo a punto un progetto sul tumore della prostata molto vicino al modello umano e ha terminato con questa diapositiva. Per far bene questo lavoro bisogna voler bene gli animali. Cioè, a me è molto colpito perché hanno loro c'è un gruppo di lavoro che ha presentato un progetto innovativo sul tumore della prostata in modello topo con molta rilevanza per l'uomo. Ha concluso la sua presentazione scientifica con questa diapositiva: per far bene questo lavoro bisogna voler bene gli animali. Cioè il riconoscimento di come è importante per loro, per la loro crescita, ma anche si riconosce una specie di partnership con loro, questo è... E poi diciamo, oggi purtroppo sono molto più vocali quelli che hanno poche informazioni e poca conoscenza, e soprattutto quelli che sono sani. Bisognerebbe dare voce molto di più a quelli che sono ammalati. E le associazioni degli ammalati certamente hanno una posizione un po' diversa da quella di tanti altri che in Parlamento stanno bene e pensano, e non pensano loro, ma per essere gentili. Se non ci sono altre domande, vi ringrazio. Bene, grazie mille. Grazie.